Come ogni anno sono migliaia, ragazzi, come da tradizione, presenti qui a San Gabriele dell'Addolorata, isola di Gran Sasso, per celebrare i 100 giorni agli esami. Ragazzi che vengono da tutto l'Abruzzo e non solo, perché sono anche le regioni limitrofe a partecipare a questo importante evento che oramai si ripete da tanti, tanti anni. È un momento che rilancia verso questo evento che io mi auguro, e la loro presenza qui al Santuario di San Gabriele dà la certezza che spero possa essere così, che l'evento della maturità rappresenta anche un momento di sintesi della propria vita. Noi viviamo in un momento in cui c'è tanta delusione, tanta tristezza, anche tanta preoccupazione per il futuro, e questo può portare anche a evitare di fare il punto della propria esistenza perché si ha paura del futuro. Noi siamo contenti che i ragazzi hanno capito che questa giornata non è di sballo ma di gioia, comunione, incontro e prega. L'anno scorso abbiamo dato 6.600 penne, quelli che sono entrati, quindi si può capire quanti ragazzi sono oggi. E avere San Gabriele come modello, noi siamo contenti perché i ragazzi possono vedere in lui che è possibile oggi realizzarsi ed essere felici. Ovviamente il momento più atteso da tutti questi ragazzi è il momento della benedizione delle penne, visto e considerato che sono quelle penne che poi useranno il giorno dell'esame. Ovviamente sono presenti come ogni anno le caratteristiche maglie che i ragazzi delle scuole decidono di personalizzare come si vuole. 100 giorni agli esami di maturità, un giorno importante per voi, cosa chiedete a San Gabriele e soprattutto a dove venite? Tanta fortuna dobbiamo avere in questi esami che quest'anno sono anche cambiati, non in meglio ma in peggio. Speriamo bene, speriamo che ci fa una grazia, ci aiuta il nostro grande San Gabriele. Era per il giorno dell'esame. Che ci aiuti. Sì, esatto. Grazie Bussetti. Da dove venite? Da Roseto, Moretti, sponsorizziamo noi. Cosa avete scritto sulla maglia? Beh, guarda, comunque... Speriamo in un esame bello, ma i 100, ignoranza e tavernello. Veniamo dall'Iris dell'Aquila e facciamo relazioni internazionali per il marketing, e la benedizione che ci passi l'esame, ci faccio passare l'esame. Mi stimo e mi incoraggio ed è mi 60 che mi arrangio. Quando miro in cielo a vedere le stelle dico fra me pensando, al 60 ci arriverò copiando? Secondo voi? Speriamo. E ai 100 se facevano un bicchiere, agli esami 60 e se ne chiamo io cantiere. Cosa chiedete a San Gabriele oggi? La grazia. La grazia, un miracolo. Dipende soprattutto da come vi siete comportati durante l'anno, se avete studiato o meno, l'avete fatto? Sì, abbiamo studiato, noi studiamo sempre. Poi dipende dai professori se ritengono che noi studiamo o no. Le penne le avete prese? Eccole, qua, tutte qua le penne. Mi raccomando, non dimenticate il giorno degli esami. No, non lo dimentichiamo, se ci arriviamo. Speriamo di arrivarci.